Benvenuti! In questo video parliamo di depurazione. Perché è così importante e quando deve essere messa in atto. Sono Elena, dottoressa in farmacia e da quasi 20 anni aiuto le persone a curarsi in modo consapevole, utilizzando la medicina naturale come ottimo supporto. Sorseggiando una tisana all'ortica, che è un ottimo depurativo, voglio parlarti proprio di depurazione del corpo. Che cos'è la depurazione? La depurazione è un processo fisiologico e continuativo che il nostro corpo mette in atto per eliminare le scorie e le tossine che possono arrivare dall'esterno o possono essere prodotte addirittura dal nostro corpo stesso. È proprio grazie alla depurazione che il nostro corpo si mantiene in salute, perché se non ci fosse questo processo, le nostre tossine rimarrebbero nel corpo e noi ci ammaleremmo in continuazione. Pensate ad esempio al caso estremo del dializzato. Fa la dialisi proprio per andare a pulire il sangue perché il suo corpo non è in grado di farlo, i suoi reni non funzionano e non sono in grado di purificarlo. Cosa succede se non fa la dialisi? Succederebbe che il suo sangue sarebbe talmente pieno di tossine che in poco tempo quella persona si spegnerebbe. Quindi più il nostro corpo è in grado di depurarsi, più siamo puliti e più i nostri organi funzionano bene e anche il sistema immunitario funziona meglio. A carico di quali organi avviene la depurazione? A carico degli organi detti emuntori e sono i reni, il fegato, la cistifellea, l'intestino, la pelle e anche i polmoni. Ma vediamo quali sono i sintomi di un corpo intossicato e quindi in che momento c'è bisogno di fare una depurazione. Il momento lo capisci appunto dai sintomi. Il corpo intossicato presenta questi sintomi: stanchezza, difficoltà digestive, eczemi, cefalea, psoriasi, furuncoli sotto pelle, stitichezza, intolleranze, allergie, occhiaie borse, caduta di capelli, unghie fragili e herpes. Quindi stai ben attento a quello che il tuo corpo ti sta dicendo, riconosci questi sintomi e se avverti uno o più di uno di questi sintomi, prendi in seria considerazione il fatto di incominciare un ciclo di depurazione. Infatti, se avverti questi sintomi, vuol dire che le sostanze tossiche stanno superando la capacità del tuo corpo di eliminarle. E sappiamo bene che tra inquinamento e alimentazione ci sovraccarichiamo abbastanza di tossicità. Ma quello che io vi consiglio non è solamente di agire una volta che ci sono i sintomi, ma di fare della prevenzione, in modo da non creare questo ingorgo di sostanze tossiche. Quindi, almeno due volte all'anno, sarebbe opportuno fare dei cicli depurativi. Quali sono i periodi più indicati per fare i cicli di depurazione? Sono i cambi stagione, perché il nostro corpo è già sottoposto a un carico di stress superiore e ha bisogno di una mano. Questo io ve lo consiglio per evitare che si accumulino le tossine e l'accumulo di tossine scatena tutta una serie di processi infiammatori che inevitabilmente vanno a degenerare e a portare l'organismo alla malattia. Vi posso consigliare un paio di protocolli naturali per fare una buona prevenzione e una buona depurazione. Nel caso in cui abbiate i sintomi che vi ho elencato e quindi il vostro corpo è particolarmente intossicato, vi consiglio di procedere in questo modo. Alla mattina vi preparate una bottiglia d'acqua da bere durante la giornata con all'interno 30 gocce di gallium e 30 gocce di linfomiosot. Sono due rimedi omeopatici. Uno serve per drenare la matrice extracellulare, l'altro serve per agire sul sistema linfatico e aiutare il corpo a eliminare i liquidi in eccesso. Lo dovete fare per 2 mesi, poi fate una pausa di 1 mese, poi riprendete, fate altri 2 mesi, dopodiché fate una pausa di 2 mesi, quindi tutte le volte allungate la pausa fino ad arrivare a cicli di 2 mesi e 6 mesi di pausa. E poi questo lo potete anche utilizzare come preventivo per tutta la vita. Se invece non avete dei sintomi particolari, vuol dire che il vostro corpo non è molto intossicato,
potete agire con delle erbe depurative e drenanti. Ad esempio è ottima l'ortica, che mi sono fatta qui in tisana, oppure anche il tarassaco, il cardomariano, sono tutte erbe che vi possono aiutare. Anche in questo caso si possono fare 2 cicli all'anno. Quali sono i benefici di un buono stato di depurazione del corpo e quindi quali sono i benefici che ne trarrete da questa pratica? Innanzitutto, elevare il vostro livello di energia, una migliore lucidità mentale, prontezza di riflessi e concentrazione, un rafforzamento del vostro sistema immunitario, che in questo momento è così importante, un miglioramento del vostro sistema immunitario nel complesso, quindi anche delle intolleranze alimentari, delle allergie e delle malattie autoimmuni. Questo perché si riduce lo stato infiammatorio del corpo. E infine migliora il metabolismo e anche la digestione. Quindi anche per le difese immunitarie la prima cosa da fare per mettere l'organismo nelle migliori condizioni possibili è quello di depurarlo. In questo modo si ottimizza tutto il processo. Se ti è piaciuto questo video e credi che questo genere di video siano utili per te, iscriviti al mio canale e ricorda di attivare la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. A presto!